grazie Presidente. Questa mozione è, diciamo, prelude a un mio sogno. Un sogno: sono sola nel centro anziani in periferia di Roma, ho bisogno di un certificato urgente, vado lì, trovo un totem multimediale, accedo con username e password e ottengo il certificato. Questo sarebbe un sogno, si può realizzare questo sogno, si può realizzare se riusciamo a mettere insieme una serie di azioni che spero che appunto gli assessorati seguiranno a questa mozione, azioni che serviranno in primo luogo a individuare la localizzazione dove mettere questi totem Roma Facile multimediale. Soprattutto individuare all'interno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale le risorse finanziarie che possono servire per finanziare queste architetture informatiche che è necessario che siano finanziate anche dalla Regione, perché la Regione ha i fondi, c'è proprio un ambito di miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e rafforzamento della capacità istituzionale amministrativa pubblica efficiente. Queste sono risorse che volendo la Regione Lazio potrebbe mettere a bando. Ora, importante è adottare ogni iniziativa per far sì che questi totem possano servire per prenotazione, ci sono tutta una serie, insomma, di azioni che possono essere fatte con i totem. Non mi dilungo, tanto sono scritti nella mozione. Importante è cercare di far sì che questi totem siano comunque collegati con la piattaforma informatica di Roma Capitale, quindi tutto deve essere collegato e diciamo che sarebbe auspicabile fare anche un collegamento col sistema unico di segnalazione, con l'ufficio relazioni con il pubblico, perché attraverso questi totem i cittadini che usufruiscono dei servizi di Roma Capitale possono interagire. Interagire significa poter segnalare eventualmente qualsiasi criticità che ha riscontrato nel servizio che fornisce. Però colleghi, vi chiedo cortesemente di abbassare il tono di voce e di prendere posto, così possiamo ascoltare l'intervento della collega, grazie. Infine volevo mettere in evidenza quelli che potevano essere eventuali luoghi dove collocare questi totem. Potrebbero essere gli impianti sportivi, i mercati rionali, le biblioteche, i musei, le scuole e i centri anziani, quindi tutti i luoghi dove ci sono sicuramente luoghi adatti a interagire con i cittadini, perché i cittadini sono fruitori di questi servizi, e quindi questo permetterebbe chi, soprattutto i cittadini sempre impegnati molto spesso, avere a disposizione uno strumento informativo che gli permette di accedere alle informazioni e ai certificati. Grazie.